Signori, belle mie, benvenuti in un altro episodio di Days Gone. Nell'episodio precedente abbiamo contattato Brian, vuole in qualche modo aiutarci, anche se il nostro personaggio è un pochino duro, diciamo, su questa situazione. Abbiamo scoperto come cazzo si mettono le livree alla moto. Infatti, guardate la mia livrea capobranchesca, guardate tutti i lupi stampati, sì, se non avete capito, il mio animale preferito è il lupo, sì. Insomma, detto questo, ci dirigiamo verso la prossima missione, che sarebbe quella che praticamente durante una spedizione su questo campo dove abbiamo lasciato Lisa, Lisa è in qualche modo è scappata e quindi adesso dobbiamo andarla a trovare in questa zona qua. La benzina c'è, la volontà anche, quindi direi di non perderci in chiaro. Ehi, mamma, papà, papà, che cazzo ti fai male a distanza? Che cazzo c'è? L'incidente wifi. Detto questo, vediamo se riusciamo. Io mi sono perso, mi sono perso. Dove cazzo? Attenzione, ha più uscite. Bello, realistico. Bene, ci dirigiamo verso il punto dove dobbiamo andare per vedere cosa è successo a Lisa e in qualche modo di salvarla, perché sta ragazza ci teniamo, perché vi ricordo che al nostro personaggio Lisa ci ricorda la sorellina di Sara. Quindi per questo motivo qua siamo un pochino colpiti da lei emotivamente. Quindi adesso proveremo a salvarla, vediamo che cosa è successo, se è scappata, se l'hanno abbandonata, se è stata presa di nuovo dai ripugnanti. Insomma, sta Lisa ne ha passati mischinare tutti i colori e fa un po' tenerezza, anche perché comunque il gioco riesce a darti, no, Dovrei quell'aria. esserci, Lisa. Vengo a prenderti. Ok, il punto è questo, guardate però, è un'aria Deve infestata, essere da quindi... qualche parte qui fuori. Porco. Puttana, è pieno pieno di nidi. Vabbè raga, io faccio il mio dovere e noi ci vediamo direttamente dopo. Scherzando, c'è un'orda. Non li posso fare, posso solo allontanarli. Raga, ma di che stiamo parlando, raga? È pieno, non so cosa fare. Facciamo tutto. Dai! Raga, siamo a piedi, siamo a piedi! Che situazione di merda, raga. Abbiamo finito la benzina. Ve l'ho detto. Bene, questa è la situazione quando si finisce la benzina, raga. Adesso io, camminando così, dovrei recuperare una tanica o qualcosa. E spero che qua in queste casette, cioè... Vabbè raga, la situazione è questa, ho fatto un metro e c'era la tanica, la moto è lì e la tanica è qua, che culo. Abbiamo rimosso gran parte dei nidi, 4 su 6. La zona sembra, meno male, più tranquilla di giorno, senza ombra di dubbio. Sto cercando gli altri due, che uno penso sia qua. No, c'è solo uno zombie dentro, uno è qua sicuro, allora. Mi sto avvicinando, sento Esatto, l'odore. cioè si capisce, vedete come sono ridotte le... Riduce il tempo di recupero della concentrazione, raga. Io questa qui la farei perché la concentrazione è utile. Comunque, in teoria... Quindi, come diavolo faccio entrare? Penso di averlo capito. Dovrebbe essere qui, Lisa. Lui, sì, è lo Spostiamo la strapuntino. macchina. Ok, Qui dentro. prendiamo bottiglie, prendiamo tutto. Incastriamo con un rottame, raga. Prendiamo stracci, prendiamo tutto. Qua non c'è un cazzo. Tu guarda come si nasconde. Poi ogni casa dove c'è Lisa, guarda caso, sembra proprio adatta a Bello, lei. un rotame. Oh, Ma bene. può sempre servire. Che cazzo è Lisa? Scusa. Qua non c'è. Cos'è? È la grafia di Lisa. Voglio dimenticare. Ok, siamo saliti di fiducia comunque ad Iron Mike. La missione In si è effetti potrebbe completata. averlo scritto lei. Cos'è questa nota? La andiamo a leggere subito. Storia. Vediamo cosa ci scrive. Voglio dimenticare. Dimenticare. Solo questo. E quindi... Vediamo se riesco, raga. Qualche colpo incredibile.
Mia, questi sono corazzati, sono pure le... Ok, comunque dai, la zona fondamentalmente l'abbiamo liberata. Abbiamo liberato due zone infestate. Oddio, guarda che c'è l'orso, coglione. Oddio. Che scena ho visto? Ma io mi devo dal cazzo, guarda. Cioè, tutti in bestia con la moto, un orso, perdonami. Non dovrebbe cadere l'orso, non so. Dovreste cadere almeno entrambi. Cioè, l'orso sì, si farà comunque male, ma... Cioè, voglio dire, pesa abbastanza da... già cadi se ti investi un lupo, un cervo, ma si può cadere anche investendo un cane da una moto, cioè, o un gatto, volendo. Ok, comunque, siamo arrivati al villaggio di Iron Mike e adesso ci dirigiamo verso l'obiettivo per vedere un pochino cosa succede. Sicuramente andremo a controllare come sta Boozer. Sì, perché stiamo ritornando qua. Ti levi dal cazzo. Ehi, sono venuto a vedere come va col dormiglione. Come andiamo, Boozer? Ti sei stancato di stare a letto? Boozer? Ehi, Non puoi star andiamo, qui, dico. dai, ehi, che Forza, succede? dico. Dimmi come sta. Gli serve riposo. Non prendermi in giro, Ed. Ti ho chiesto di dirmi come sta. Non bene. Ma ti ho portato gli Non antibiotici. bastano. Non bastano No, mai. aspetta un attimo, mi hai Ti ho detto che se... detto che avremmo tentato. Ora possiamo soltanto aspettare. Aspettare. Ok. Certo. Dico, No, c'è... Sai cosa? C'è un modo per aiutarlo. Troverò... fermo, Sì, cosa? fermati! So che vuoi spaccare tutto, te lo leggo negli occhi e sai che ti dico? Fallo pure a condizione che tu lo faccia fuori. Vai. Senti, non c'è nient'altro che tu possa fare. Ti prego, torna a casa. Vai. Mia cazzo! Sì, beh, adesso lo è. Da notare che ha parlato senza, parla senza aprire la bocca, però piccolo errore di doppiaggio. Però Allora, sta comunque. bene? Sì, scherzo, se la caverà. Ha solo bisogno di qualche giorno. Vieni con me alla baita, voglio mostrarti una cosa. Ho i miei cazzi da fare. Sto correndo un rischio, ma devi fidarti. Dopo averlo visto mi ringrazierai. Ascoltami, ok? Un paio di mesi fa è venuto al campo un randagio, uno che raccontava storie incredibili. Ha detto che lavorava in aeroporto e che era in servizio a Farewell quando tutto è cominciato. Ok. Una notte aspettavano un volo da Portland, ma l'aereo non è mai arrivato. E indovina? Trasportava un carico della Croce Rossa. La Croce Rossa. Sì, ci pensi? Medicine, arnesi da dottori, una stiva piena. E magari anche Abbiamo quegli avvistato una vera anticosi e di sto propria cazzo. orda di furiosi. Antibiotici. Sì, bravo, quella roba lì. Esatto. Anticose di Dove? sto cazzo. Ehi, abbassa la voce. Una specie di Parliamo dentro. comunità. E parliamo, parliamo. Comunque, Boozer, raga, difficile, non lo so, la sensazione che ci muore. Questo randagio è di turno alla torre di controllo, quando l'aereo scompare dai radar. Puff, ora lo vedi? Ora no. Più o meno qui. A sud del Monte Washington. Così mi ha detto. Ed è rimasto intatto, una specie di schianto controllato. E hanno sentito il pilota morire dissanguato per una ferita al bacino. Quindi non avete mandato nessuno a cercarli? No. Perché no? Perché il vecchio era contrario. Iron Mike, perché... Ah, giusto, i ripugnanti. Impari in fretta. L'intera zona a ovest di Iron Ridge è dominio di Carlos e della sua banda di rasati Merda. indemoniati. Se ti beccano quando sei lì, va a nord, fratello. O la tregua tra Iron Mike e i ripugnanti Sì, no, certo, lo finirà capisco. così. Toglimi solo una curiosità, perché me lo stai dicendo? No, sia chiaro. Intanto io non ti ho detto niente. Ricordatelo. E poi tu sei un randagio. Cosa dovrei fare?
Seguirti come un cane, tenerti lontano dai guai. Ok. Ho di meglio da fare. Ho capito, tu sei il tipico ragazzo per bene, giusto, schizzo? Cerco solo di salvare la pelle, come chiunque altro. Ehi. Fa quello che devi. Tanto alla fine non ci resta altro. Sai cosa intendo? Ti sei spiegato, schizzo? Ma vai a fare il culo. Ma vai a fare il culo, non chiamarmi proprio schizzo. Ti scherzati, cerbiello. Da un momento all'altro, 45%. La fiducia continua ad aumentare un bel po', mio fratello 76%. Ma vabbè, alla fine non compro un cazzo. Ragazzuoli, questo episodio è abbastanza breve. Io vi saluto perché in vostra assenza adesso mi metterò a fare questo accampamento, prendiamo un nuovo progetto, prendiamo i collezionabili, tutto questo ci farà livellare. Di notte cerco di farmi tutti questi siti della Nero che ho dimenticato, ne abbiamo uno qui a ovest, poi abbiamo tutta questa zona qua, e poi prenderò questo collezionabile che abbiamo qua, che è l'ultimo che mi è rimasto, se non sbaglio non ne abbiamo un altro qua. Vabbè, prenderò tutto quello che posso fare, in tutto questo mi arriveranno sicuramente chiamate, incarichi secondari che farò anche, così poi con voi possiamo direttamente andare avanti nella storia. Detto questo ragazzuole, io vi mando un salutone qui da Sky Capo Bianco, anche Pierpaolo Locusto, in base a come vi viene meglio chiamarmi, noi ci vediamo al prossimo episodio di Days Gone, un salutone per me, alla prossima, ciao!